alla parte esecutiva, la parte anche più pratica, se vogliamo, dell'attività che si svolge tra i comandi e il territorio, la parte legata al territorio dell'amministrazione pubblica e i professionisti, anche naturalmente tutti coloro che sono utenti di questo servizio. Continuerà quindi questo percorso trattando il secondo allegato del decreto 27 agosto 2012, che riguarda appunto la fase della presentazione della scia, e per questo abbiamo la presenza del dirigente di staff della direzione regionale, l'ingegnere giudice. Qualche problemino tecnico, come sempre, perché abbiamo. Essere presente anche noi in questa circostanza. Ricordiamo che è stato comandante di Avellino per alcuni anni prima di un suo posto e che in questo momento occupa è comandante della provinciale di Benevento. Ci siamo quasi. Dopo la relazione dell'ingegner giudice, come momento conclusivo finale di questo seminario, prima naturalmente di un dibattito, di una fase di un confronto che seguirà alla fine delle relazioni, anche io farò una mia breve relazione sull'argomento che ho preparato, che riguarda l'applicazione della un decreto ministeriale molto recente che ha trovato applicazione dal mese di aprile. Mi riferisco al decreto. Ok, allora scusatemi per le chiacchiere, ma passo subito la parola all'ingegner giudice. Grazie, ringrazio gli organizzatori di questo appuntamento per l'occasione che mi è data. Ringrazio l'ingegner Barbaruro per avermi introdotto ed aver riempito anche i voti dovuti alla necessità di preparare il computer. Allora, tratterò delle tratterò delle dichiarazioni delle certificazioni, quindi di quella documentazione tecnica che è allegata all'accelerazione che il tecnico abilitato prepara e che a sua volta è a corredo della segnalazione certificata iniziatività, secondo questo piccolo sviluppo che prevede una piccola premessa. La documentazione certificativa è trattata nell'allegato secondo al DM 7 agosto 2012, che è quel decreto del quale è stato detto e che attiene alla modalità di presentazione delle istanze al comando provinciale dei vigili del fuoco. Va bene, volendo fare una piccola premessa, l'ha citata anche il capo del corpo, tutta la questione certificativa parte dalla legge 818 dell'84, dove veniva istituito l'elenco speciale del Ministero dell'Interno a fare iscritti i professionisti affinché potessero certificare. Si parlava di possibilità per i comandi di acquisire queste certificazioni a corredo delle istanze. A proposito di certificazione e quindi di regola dell'arte, di conformità del realizzato alla regola dell'arte, non cito la legge 4690, perché è stata una legge che, sebbene in un campo che sfiora quello della prevenzione incendi, è stata importante perché ci ha insegnato a ragionare su questi argomenti, l'argomento della
della regola dell'arte, dell'obiettivo che dovevamo tutti quanti porci quando ragioniamo in materia di sicurezza. Il DM 4 maggio del 1998, ancora esso è tornato nelle esposizioni di chi mi ha preceduto, era relativo, diciamo, l'omologo del 7 agosto 2012 del quale ragioniamo adesso, e diceva chiaramente che i comandi avrebbero dovuto acquisire queste documentazioni e queste certificazioni. A questo punto l'allora Direzione Generale della Protezione Civile e Servizio di Igiene, attuale Dipartimento dei Vigili del Fuoco, introdusse i modelli certificativi sui quali ragioneremo oggi, al quale vi presenterò qualche esempio. Furono prima introdotti i modelli relativi alla presentazione delle istanze, e nel 2001 i primi modelli con i quali i tecnici potevano effettuare le loro dichiarazioni e certificazioni. Questi modelli poi hanno subito un'evoluzione nel 2004 e nel 2008, adesso abbiamo la versione aggiornata 2012 che si sposa appunto con il nuovo procedimento di prevenzione incendi. Il DPR 151 dice che il comando acquisisce le documentazioni, il 7 agosto del 2012, ve lo faccio a breve, dice effettivamente queste documentazioni, queste dichiarazioni, queste certificazioni, come dicevo, sono a corredo della asseverazione che a sua volta è legata alla SCIA. Quindi noi abbiamo un fascicolo documentale molto importante costituito da questa documentazione SCIA propriamente detta, asseverazione, dichiarazioni dell'installatore, certificazioni del professionista, più tutti degli allegati che invece vengono conservati dal titolare dell'attività e sono a disposizione del comando nel momento nel quale va a effettuare il sopralluogo presso l'attività in questione. Questa modulistica nuova della quale parleremo del 2012 è stata introdotta con un decreto direttoriale, che è quello 200 del direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica, ed è stato introdotto ufficialmente attraverso delle circolari nei quali è stato scritto che i comandi provinciali sono invitati ad adottare questi modelli senza apportare alla documentazione stessa delle modificazioni, perché ovviamente il modello certificativo è uno standard che deve consentire la facile compilazione da parte del professionista e la rapida verifica da parte del comando provinciale funzionario del Vigile del Fuoco incaricato di trattare quella stessa pratica. Veniamo a questo allegato 2 al 27 agosto del 2012, quindi l'allegato 1 sul quale mi ha introdotto dal collega Renato Di Meo, tratta della documentazione. Invece qui parliamo di tutto ciò che serve ad attestare la conformità di quanto realizzato alla regola dell'arte, secondo dei modelli che poi troviamo sul sito vigilfuoco.it. I modelli sono questi, vedete, sono quattro modelli. Il primo relativo alla certificazione di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, il secondo che riguarda i prodotti, quindi la rispondenza dei prodotti a quella caratteristica di resistenza, di reazione al fuoco che le norme o il comando provinciale vuole che sia assicurata. Poi ci sono due modelli che riguardano gli impianti. Vedete un documento, un primo che è una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto, e un secondo che parla invece della certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto. Sono quattro modelli, ne vedete cinque, insomma, come i tre moschettieri di Dumas, che erano tre, invece poi c'era quattro, il D'Artagnan della questione. Non possiamo fare a meno, nel momento in cui parliamo di impianti, dimenticare il DPR 37 del 2008, che cioè ciò che è la parte moderna di quella legge 4690, che era relativo agli impianti, quindi la dichiarazione di conformità dell'installatore introdotto dal DM 37 del 08. E infatti i nostri modelli, quello di dichiarazione di corretta installazione e quello di certificazione di corretta installazione, sono relativi ad impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 22.1 2008 numero 37. Quindi
ci ritagliamo uno spazio lasciando invece ampia importanza a quella che è l'allegato 1 al DL37 del 2008. L'allegato 2 quindi tratta questi tre campi: resistenza al fuoco, prodotti, impianti. Sulla resistenza al fuoco, poiché questo è un seminario di aggiornamento nel quale è bene richiamare taluni concetti che abbiamo ben chiari, però è bene farlo perché ci sono qualche piccola variazione sulla quale dobbiamo ragionare. La valutazione di resistenza al fuoco è fatta con metodo tabellare, sperimentale, analitico. Le tabelle non sono più quelle della circolare 91-61, e fin qua dicendo questo non dico niente di nuovo. Sono quelle del DM 16 febbraio 2007, tutte ad eccezione di una, che è quella da D.7 relativa ai travi, rame e colonne acciaio. Poi c'è una nuova tabella successiva del 2008 con la circolare 1968 del 2008, che era relativo alla valutazione della resistenza al fuoco delle murature portanti. Va bene, queste sono dei casi particolari. Ricordiamoci che la valutazione tabellare, quindi, è quella del DM 16 febbraio 2007. Poi abbiamo il metodo sperimentale, anche qui circolare 91 del 61 per la invenzione, fine della validità delle prove condotte con la circolare 91 del 61, la validità di quei rapporti di prova è finita il 25 settembre 2012. Ecco, altro piccolo upgrade, altro piccolo aggiornamento che dobbiamo tenere in mente. Quindi le prove sono condotte secondo norme EN, queste norme le troviamo elencate ancora sul DM 16 febbraio 2007. Il laboratorio di prova autorizzato e riconosciuto rilascia un rapporto di classificazione. Sul rapporto di classificazione, attenzione, c'è la applicazione diretta del risultato della prova, ma e quindi che cosa significa? Che se dobbiamo uscire fuori da quel campo di applicazione diretta dobbiamo fare riferimento ad un documento successivo, che è questo fascicolo tecnico, sul quale, va bene, faremo qualche approfondimento. Va bene. Quindi ricordiamoci che il metodo sperimentale si conclude con un rapporto di classificazione, che all'interno di questo rapporto di classificazione c'è un campo di diretta applicazione della prova, con il quale il professionista deve confrontarsi, perché poi la realtà è ovviamente molto ben più variegata di quelle che sono la standard che viene rispettato nella norma. Quindi applicare, tener buono quel rapporto di classificazione può non essere tanto automatico. Bene, direi di andare avanti sulla parte c'è la parte poi analitica, e anche qui c'è una piccola novità, nel senso che la valutazione analitica della resistenza al fuoco, che prima facevamo con le norme 1.9502, 9503, 9504, non è più possibile farlo utilizzando queste stesse norme, perché intanto che cosa è successo? È stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 31 luglio 2012, è entrato in vigore qualche tempo fa, recentemente, con il quale sono stati pubblicati quei parametri tecnici che sono quei numerini che ci mancavano per rendere operativi e applicabili gli eurocodici. Perché questo è stato fatto? Perché questi parametrini, quindi queste appendici nazionali che cambi i parametri tecnici per l'applicazione degli eurocodici, è stato fatto ed è diventato operativa, non possiamo più effettuare la valutazione analitica di resistenza al fuoco utilizzando le UNI 9502, 9503, 9504, ma dovremo ricorrendo agli eurocodici, e che trovate più o meno elencati. Va bene, passi il concetto importante di questa novità. Quindi la valutazione quindi resistenza al fuoco viene fatta in maniera tabellare, viene fatta in maniera analitica, viene fatta in maniera sperimentale. Ma poiché parliamo di certificazione, chi certifica?
Bene, qualunque sia la valutazione, la relativa certificazione è sempre a firma di professionista antincendio, quindi in sottomi del tecnico che è scritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno. Quindi questo è, deve essere, ma anche questo è un concetto molto importante che vale la pena di ribadire e che sono quelle poche cose che diciamo di innovazione posso darvi in questa mia presentazione. Quindi, contrariamente a quello che era fatto prima, ecco, diciamolo meglio in questo modo qua, contrariamente a quello che era fatto prima, dove questa la certificazione relativa ad una valutazione tabellare della resistenza al fuoco era consentito che fosse fatta da parte del tecnico abilitato, adesso qualunque sia la valutazione, in qualunque modo venga effettuata, la relativa certificazione è sempre di professionista, è sempre di professionista antincendio. Come si comporterà il professionista antincendio? Il professionista antincendio individuerà l'elemento tipo, ne indicherà il numero, la geometria, i materiali, l'acciaio, il legno, la struttura mista, il calcestruzzo e così via, le condizioni di incendio. Esposto sul lato, su tre lati, su quattro lati, vabbè, se la trave emergente è diverso dal pilastro, le condizioni di carico di vincolo, le caratteristiche e le modalità di posa di eventuali protettivi, ovviamente, che servono a concorrere alla realizzazione di questa resistenza al fuoco, e questo è quello che quindi il tecnico professionista di genio certificherà. Avvalendosi di che cosa? Avvalendosi di tutta quella serie di documentazioni che vedete lì, dalle relazioni di calcolo integrale fino ai rapporti, non i rapporti di prova, perché abbiamo detto che la circolare 9261 non vale più, ma i rapporti di classificazione relativi a prove condotte in conformità al DM162/2007, queste costituiranno la documentazione che sarà in possesso del titolare dell'attività e che il titolare dell'attività dovrà mostrare al comando in occasione dei controlli. Ecco, tutto questo consente quindi la certificazione da parte del professionista, dal professionista antincendio. Vediamo quindi il modello certificativo semplicemente come va compilato. Questo è il modello relativo, il modello 2.2 di certificazione di resistenza al fuoco. Ci sono i dati identificativi del professionista antincendio, va bene? Mentre prima c'era un distinguo per la valutazione tabellare, c'è il tecnico abilitato, invece il professionista di incendio. Quindi il professionista di incendio serve che i sensi e gli effetti dell'articolo 4,4 di PR 151, l'articolo 4 è quello dei sopralluoghi condotti presso le attività, il comma 4 è proprio la parte che dice che il comando acquisisce le dichiarazioni e le certificazioni nell'ambito delle sue competenze a seguito di sopralluoghi dove quindi identificazione del sito, il professionista certifica la resistenza al fuoco di cosa? Di prodotti e elementi costruttivi. Gli elementi costruttivi sono elencati in una tabella allegata, il sottoscritto dichiara che la presente certificazione si basa sulle reali caratteristiche riscontrate, la presente certificazione è composta da numero pagine e numero tavole grafiche, perché qui c'è sempre la necessità è questa, di mettere in condizione, cioè il professionista lo deve fare perché è il suo dovere deontologico di essere ovviamente esaustivo nel tipo di certificazione, il comando provinciale controllore avrà la possibilità di associare in maniera univoca la certificazione all'elemento, ovviamente questo va da sé. Quindi data timbro e firma del professionista di incendio, e quella è la parte introduttiva. Invece vediamo la parte saliente, l'elemento va identificato, va indicato per tipo e posizione, va indicata la resistenza al fuoco, va descritto sinteticamente se è una trave, se è un pilastro, che tipo è, un ipe, tipo di valutazione condotta, quindi barrate se analitica, se sperimentale, se tabellare, e quindi indicate quegli allegati, quei rapporti di classificazione che vengono conservati, ripeto, scusate la ripetizione, dal titolare dell'attività, timbro e firma, ovviamente per ulteriori elementi la tabella va replicata.
e questo riguarda la prima parte, cioè la parte relativa alla resistenza al fuoco, degli elementi costruttivi portati separati. Poi c'è la parte relativa ai prodotti, no, chiaramente non vi annoierò più sulla resistenza al fuoco, ma un po' sulla reazione al fuoco a dei prodotti dei quali dobbiamo dichiarare la rispondenza alle caratteristiche imposte dalle norme. La reazione al fuoco, vi rammento, adesso è duplice: abbiamo delle classi europee o euroclassi e delle classi nazionali. Le classi europee sono relative a prodotti da costruzione. Cos'è un prodotto da costruzione? Sempre in moneta molto grossolana, diciamo che ciò che è permanentemente incorporato nell'opera stessa. Ciò che non è permanente, prodotto da costruzione, ciò che non è permanente incorporato, destinato ad essere permanentemente incorporato in opera da costruzione, segue la classificazione italiana, che è la 0, 1, 2, 3, 4, 5, oppure M1, M2, M3, relativa ai mobili, agli imbottiti. Non è prodotto da costruzione un tendaggio, è prodotto da costruzione invece l'impianto, un elemento dell'impianto idrico antigenico, voglio dire. Beh, ma questo lo vedremo anche più avanti. C'è un po' di difficoltà perché c'è adesso un transitorio, perché il prodotto da costruzione, per essere classificato come euroclasse, deve avere una norma armonizzata che in più abbia completato anche il periodo di coesistenza con la norma nazionale. Quindi, diciamo, adesso il panorama è vario, non è qui il caso di, perché andremo molto lontano, di affrontare con troppo dettaglio questo tipo di problematica. Diciamo invece qualcosa su, poiché parliamo di dichiarazioni e certificazioni, che la dichiarazione di rispondenza del materiale e prodotti impiegati alle prestazioni richieste è a firma di tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori, ovvero in assenza delle figure suddette, nel senso di dove queste figure non sono previste, non è che distrattamente si siano allontanate, va bene, quindi laddove queste figure non sono previste, da professionista antincendio, quindi scatta, diciamo così, la specializzazione che è l'incendio. Questa dichiarazione viene redatta sulla base ovviamente di documentazioni parimenti a caso prima detto a proposito della resistenza al fuoco. Queste stesse documentazioni saranno la base per la compilazione del documento da parte del professionista e costituiranno quel fascicolo che sarà conservato dal titolare dell'attività per i controlli eventuali del comando. Ribadiamo questo concetto, che questa dichiarazione è del tecnico abilitato, incaricato del coordinamento, direzione e sorveglianza lavori. E solo quando non è prevista la presenza di queste figure, la dichiarazione può essere redatta da professionista antincendio. Vediamo molto rapidamente questo tipo di modello: dati del tecnico che redige effettuando un sopralluogo presso un sito che identifichiamo. Quindi il tecnico che fa dichiara che i prodotti impiegati rispondono alle prestazioni richieste, la certificazione è composta anche qui da pagine e tavole grafiche riepilogative, firma del professionista con titolo e data. Vediamo la parte invece saliente, questa è la parte, diciamo così, introduttiva. Sintetica descrizione del prodotto, allegati, classe di reazione al fuoco, classe di resistenza al fuoco, dati commerciali della ditta, ovviamente per ulteriori prodotti la tabella va replicata in maniera analoga. Spero di essere stato chiaro. Molto semplice, diciamo, anche se poi nella pratica tecnica qualche piccola insidia c'è. Veniamo agli impianti, terzo ed ultimo argomento, gli impianti. Innanzitutto il DM, quindi l'allegato 2 al DM 7 agosto del 2012 individua quelli che sono gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza di incendio. E li trovate lì: impianti elettrico, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, impianti di trasporto e distribuzione dei gas combustibili infiammabili anche in forma liquida e comburenti, quelli relativi ai solidi e liquidi combustibili infiammabili, impianti di riscaldamento e poi gli impianti di estinzione e controllo degli incendi,
i sistemi di controllo di fumo del calore e la rivelazione di fumo, calore e incendio. Bene, questi sono gli impianti, rilevanti ai fini della sicurezza di incendio. Ovviamente, come dicevo prima, non si può parlare di impianti se non facendo, dimenticando il nostro il DM37 del 98, che parla dell'installazione degli impianti all'interno degli edifici. In funzione di questo a 37 del 2008, perché abbiamo nel DNA, nel DNA abbiamo ancora il 37 del 2008. Vabbè, quindi questo, allora, se facciamo una sovrapposizione ci accorgiamo che restano fuori da quell'elenco non trattati nel DM37 del 2008 gli impianti di trasporto dei solidi oppure i sistemi di evacuazione di fumo del calore, e questo può essere una giusta considerazione, salvo poi considerare che questo, il DM37 del 2008, è relativo agli impianti all'interno degli edifici, perché molto spesso l'impianto idrico antincendio, con tipo di impianto rilevante fino alla sicurezza antincendio, che ricade nel campo di applicazione del DM3708, si è applicato ad un oleodotto che certamente non si può classificare come edificio, chiaramente non ricade poi all'interno di quella disciplina. Va bene, ma come anche noi facciamo la differenza tra impianti rilevanti fino alla sicurezza antincendio ricadenti nell'ambito della disciplina del DM3708 o meno? Quindi, se l'impianto rilevante fine della sicurezza di genere è soggetto anche al DM3708, la modalità di attestare la sua realizzazione rispetto alle regole dell'arte avverrà secondo le regole del DM37 del 2008, quindi con la dichiarazione di conformità riportata all'articolo 7 dello stesso decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori costituiranno quel fascicolo che il titolare deve conservare. Se invece questo impianto non ricade, se l'impianto non ricade nell'ambito dell'applicazione del DM37 del 2008, l'attestazione della sua realizzazione nel rispetto della regola dell'arte sarà fatta attraverso una dichiarazione a firma dell'installatore di corretta installazione e corretto funzionamento dell'impianto, seguendo il DM 7 agosto 2012, e quindi utilizzando un modello proprio del comando provinciale dei vigili del fuoco. Un impianto rilevante fine della sicurezza antincendio non soggetto all'applicazione, non ricadente nell'ambito di applicazione del DM37 del 2008, nel caso in cui non ci sia il progetto, viene certificato non dall'installatore che fa la dichiarazione nel caso che c'è il progetto, ma viene certificato dalla sua corretta installazione e funzionamento da professionista antincendio, seguendo appunto quella che è la disciplina del nostro DM 7 agosto del 2012. E quindi ci saranno degli allegati, e in questo caso non sarà il progetto perché non esiste per definizione, allo schema di impianto, che costituirà ciò che il titolare dell'attività dovrà mettere a disposizione dei controlli dei vigili del fuoco. Di dichiarazione di corretta installazione e funzionamento redatta dall'installatore, quindi i dati dell'installatore, l'identificazione del sito, l'identificazione dell'impianto, la denominazione dell'impianto, la descrizione illustrativa dello stesso impianto, l'installatore dichiara che l'impianto è stato realizzato in modo conforme, di aver rispettato il progetto, ed infatti ci sono tra gli allegati il progetto redatto dal tecnico abilitato, e quindi c'è la data, timbro e firma dell'installatore. Questa è la dichiarazione di corretto realizzazione e funzionamento dell'impianto in presenza di progetto. Nel caso che il progetto non c'è, allora si parla di certificazione a firma di professionista di incendio, che identificherà il sito, identificherà la tipologia dell'impianto, ne darà la denominazione, lo descriverà in breve, lo certificherà sulla base dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati, indica le disposizioni di prevenzione incendio e eventuali prescrizioni formulate dal comando, le norme di buona tecnica,
e quindi ci sono gli allegati, in questo caso non sarà il progetto ma sarà la descrizione sintetica dell'impianto stesso con data, tipo e firma del professionista di Cetto. Rubo 10 minuti, rubo semplicemente 10 minuti per un piccolo, qualche piccolo esempio di certificazione che spero possa essere utile alla chiacchierata. Faccio un primo esempio che è quello di una parete murativa non portante e di blocchi in laterizio la cui resistenza al fuoco, 60 minuti primi e 60 non portanti, quindi non comparerebbe, sia stata valutata con metodo tabellare. E supponiamo pure che questa parete abbia un vano sul quale sia stata installata una porta d'aria a fuoco le cui caratteristiche sono corrispondenti. Vedete, questo è un esempio di una certificazione redatta da un collega, un esempio reale, non per fare il professore nei confronti dei colleghi, ma semplicemente per portare un esempio pratico di come vanno queste cose. Allora, qui si tratta di una parete divisoria in muratura, e vedete, nella parte resistente al fuoco il collega ha evitato di mettere le sigillette, se si tratta di un REI o un EI, ha semplicemente indicato, 60, è un errore. È un errore in qualche modo significativo, da questo punto di vista, poi dà tutta una serie di indicazioni, dimenticando però l'indicazione dello spessore dell'intonaco. Fa riferimento a una tabella, che è una tabella corretta, che è quella del 16 febbraio 2007, la tabella D.4.1, che è una tabella correttamente utilizzata, però nella quale viene riportata la necessità di riportare lo spessore dell'intonaco. Poi tra gli allegati dice che c'è la planimetria del capannone con numero identificativo. Questa planimetria piuttosto dovrebbe essere collegata allo stesso modello piuttosto che essere consegnata come sembrerebbe al titolare della. La tabella è in questione, questa è una tabella che è fissata la resistenza al fuoco, fissata la percentuale dei blocchi in muratura, fissato che scegliamo per esempio l'intonaco normale, ci dà automaticamente lo spessore della parete che dobbiamo utilizzare. E c'è tra l'altro l'indicazione della presenza di 10 mm di intonaco su ambo i lati, ecco, questo è lo spessore in corrispondenza. Vediamo come potrebbe essere realizzato meglio questa certificazione. La parete è correttamente scrivere EI 60 piuttosto che scrivere solo 60, dire che è stato utilizzato il metodo tabellare, muratura non portante, lo spessore della parete con i 10 mm di intonaco normale su ambo le facce, l'altezza della parete, e quindi indicare che è stato utilizzato il metodo tabellare. Poi, poiché c'è una porta che noi dobbiamo indicare, va bene, questa porta è in 60 installato al vano di comunicazione, omologazione della porta con riferimento ad un altro modello che è quello di dichiarazione di rispondenza del prodotto porta alle caratteristiche richieste, va bene? Che è questo, porta resistenza al fuoco, questa è la dichiarazione di rispondenza del prodotto porta alle caratteristiche di resistenza al fuoco che volevamo ottenere, quindi quei famosi EI 60. Questa è la descrizione, questa è la resistenza al fuoco, la ditta che la fornisce, la dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto, sarà un allegato che conserverà, e la dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore con la copia dell'omologazione. Questa è la dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto. Nel caso delle porte, nei modelli nuovi mi sembra non averla più vista. No, non c'è. Invece una volta c'erano, però adesso si possono utilizzare quel modello, ma si può fare secondo quel modello, si può fare un modello assolutamente libero. Non c'è lo specifico modello in quel caso. Va bene, se volessimo ripetere adesso, però dammi il tempo quando chiudo, diciamo sì, stringo un pochino, faccio solamente questo esempio, chiudiamo qua, utilizzando invece degli elementi che siano dotati di un rapporto di classificazione,
va bene? Che cosa cambia? Anche qui c'è un piccolo esempio. In questo caso la certificazione è corretta, tranne per il fatto che è indicato una dimensione 15 metri di lunghezza e 5 metri di altezza di questa muratura. E pongo quindi l'attenzione rispetto a questo evento. Correttamente nell'allegato si cita il rapporto di classificazione che è relativo alla prova condotta sugli elementi che poi sono stati utilizzati per realizzare questa parete. Allora, che si fa su questi elementi? Il produttore li manda al laboratorio autorizzato, il laboratorio autorizzato ne fa una parete 3 metri per 3 metri e la sottopone a prova. La prova non è più quella della circolare 90x61, ma è quella prova secondo quella norma che vedete. Il laboratorio autorizzato redige un rapporto di classificazione. In questo rapporto di classificazione c'è scritto, come dicevo prima, il campo di diretta applicazione. Se vediamo il campo di diretta applicazione proprio di quella come proprio citato in quell'esempio che vi facevo, mentre l'aumento di larghezza è consentito, non è consentito di un'altezza superiore a 3 metri, o meglio, è possibile arrivare a 4 metri sotto certi limiti, però non è possibile arrivare ai 5 metri che pure erano riportati lì. Allora, come fare in questo caso? Questo è il tipico caso che vi facevo a proposito del fatto che la realtà è molto diversa da quelle che sono le prove condotte sperimentalmente. Purtroppo, in questo caso qui, bisogna ricorrere ad una ulteriore documentazione che il produttore deve mettere a disposizione del professionista, affinché il professionista possa estrapolare i risultati della prova al di fuori del campo di diretta applicazione. Si parla di fascicolo tecnico. Quindi, diciamo, la parete di separazione, zona, se vogliamo vedere come è compilato, diciamo, questo tipo di certificazione, noi abbiamo quella parete di separazione, zona deposito, deposito A, deposito B, ha una resistenza al fungo 120, il metodo sperimentale, nella sintetica descrizione diremo il metodo sperimentale seguito, che si tratta di una muratura non portante di blocchi di calcestruzzo leggero di un determinato spessore, posti in opera con l'intonaco eccetera eccetera. La dimensione della parete, vedete, eccede i 4 metri e quindi il metodo sperimentale, va bene quello che seguiamo, negli allegati che saranno consegnati al titolare dell'attività, oltre al rapporto di classificazione che è quello che abbiamo visto, ci sarà anche da parte del professionista d'incendio una relazione integrativa con l'applicazione stessa sulla base del fascicolo tecnico presentato dall'installatore. Quindi vedete come le questioni, anche semplici, possano essere complicarsi in casi reali che incontriamo tutti i giorni. Bene, io direi a questo punto di saltare direttamente alle soluzioni, alle conclusioni, perché il tempo, diciamo, oramai è diventato, il tempo speso è superiore a quello che sono i programmi. Volevo semplicemente dire questo: avete sentito parlare il capo del corpo di semplificazione, una semplificità sulle norme, non parlo di procedimenti. Le norme che devono essere più aderenti alla realtà, non essere le norme di prevenzione incendi un vincolo, una restrizione per l'attività imprenditoriale. Benissimo, passiamo quindi in futuro probabilmente da norme prescrittive, deterministiche, verticali, quali adesso sono, a norme che vanno probabilmente verso la fire safety engineering. Non avremo probabilmente questo tipo di estensione, avremo delle linee guida. Il mondo della prevenzione incendi è in evoluzione, però la certificazione, questo che abbiamo visto, rimarrà, anzi assumerà sempre maggior rilievo. L'aspetto certificativo, la dichiarazione della corretta installazione, è un momento centrale di quel processo che va dall'idea dell'opera all'opera finita, all'opera che viene correttamente mantenuto. Il professionista
evidentemente deve imparare ed essere sempre sul pezzo per essere in grado di certificare correttamente questi aspetti importantissimi per la sicurezza dei cibi, che ripeto, qualunque sia la deriva controllata ovviamente rispetto alle quali le norme di prevenzione incendi andranno, assumerà sempre un ruolo di fondamentale importanza. La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ci ha messo a disposizione questi modelli qualche volta sono di non semplicissima applicazione, però sono necessari affinché ci sia una standardizzazione della loro compilazione e sia agevolata il controllo da parte dei funzionari, dei comandi provinciali, dei vigili del fuoco. Quindi, detto questo, sottolineata l'importanza di questi modelli, devo dire che come direzione regionale, perché poi sono appartenente alla direzione regionale, stiamo compiendo uno sforzo affinché questo tipo di cultura, con il supporto dei comandi provinciali che hanno ovviamente forse il territorio, in questo senso, e credo che l'aula e lo spazio qui messo a disposizione così pieno fino a quest'ora è la dimostrazione che sono anche argomenti ben recepiti da voi professionisti. Vi ringrazio. Allora, scusatemi queste corsette, ma devo intanto ringrazio il consigliere giudice per la sua relazione che voglio sottolineare, al di là della completezza nei limiti di tempo consentito ovviamente e della efficacia espositiva, devo dire che l'argomento è un argomento abbastanza ostico, nel senso che è un argomento che non ha le basi per poter per interessare come invece gli argomenti di base che sono stati trattati prima, per cui lo ringrazio doppiamente, prima per averlo reso in maniera efficace e per lo stesso anche per aver trattato un argomento che è chiaramente un argomento come lo sarà anche il mio, un argomento di coda che in qualche modo incontra una platea che probabilmente è anche un po' stanca e quindi ha fretta di chiudere. Io per assecondare questa volontà, anche per limitare il più possibile la presenza qui per sopraggiunti limiti di sopportabilità, io inizio e trattiamo questo argomento che è un argomento in parte disgiunto rispetto a quello che finora si è detto. È un classico aggiornamento in quanto andremo a trattare una materia che riguarda gli impianti di protezione attiva e che è stata è stata in qualche modo rivisitata attraverso l'emanazione di un decreto che è quello che vedete già in produzione sullo schermo, cioè il decreto del 20 dicembre 2012. Giusto per spezzare un attimo la monotonia dell'ora, che è anche un'ora abbastanza particolare. Ecco, questa come vedete non è la curva. Però dell'attenzione. Tu mi hai fregato perché mi stai prima la mia positiva. Non è la curva dell'incendio, come qualcuno potrebbe immaginare, ma è la curva della persona. Attenzione. Non l'avevo visto. Dopo una serie di momenti scintillanti e sbocciati, e sicuramente ci conduce dalla parte conclusiva. Spero di non arrivare proprio a risollevare appena, diciamo, questo che è il momento terminale. Scusatemi per questa facezia, ma volevo almeno, sapendo le varie in cui mi sarei avrei fatto l'esposizione, pensavo che avrei dato un pochettino disattenti. Dunque, parliamo seriamente adesso del decreto. Intanto una ulteriore precisazione: è stato già introdotto questo aspetto dall'ingegnere giudice, laddove si è sottolineata anche nelle precedenti relazioni, in realtà si è accennato. Io ci tengo invece in questo momento a sottolineare in maniera decisa che oggi la qualificazione del professionista antincendio è molto importante, lo è sempre stata, ma oggi lo è ancora di più, e vedremo adesso man mano nella rapida escursione di queste diapositive come nei diversi adempimenti legati all'applicazione di questo decreto molto spesso è proprio la professionalità del professionista antincendio che viene chiamata in causa.
questo è un decreto del 20 dicembre 2012 e vediamo che intanto di che cosa tratta, giusto così per completezza, anche se sono argomenti che per tutti quanti voi sono di sicuro dominio. Riguarda ovviamente tutte le misure di protezione attiva, in particolare alcuni impianti, non quelli che vedete indicati in questo elenco. Questo è un elenco più completo di quello che sono le misure di protezione attiva, che vi ricordo sono quelle che richiedono per poter operare, per poter essere efficaci, un intervento attivo, un intervento da parte di un meccanismo, di un automatismo o da parte dell'uomo quando si tratta naturalmente di impianti di tipo manuale. Andando un po' più nel dettaglio, sperando di riuscirci, vediamo il secondo punto di riflessione sul titolo del decreto, dove si parla naturalmente solo di impianti che sono installati all'interno di attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, in particolare quindi con procedimenti di prevenzione incendi di cui si è abbondantemente trattato questa mattina. Mi riferisco naturalmente alle attività inserite negli allegati ABC del DPR 151 del 2011. Tranne alcune attività, qui bisogna fare un attimo di pausa di riflessione. Queste sono le attività alle quali il decreto non può essere applicato. Qualcuno si chiede per quale motivo. Io per la volontà, prima di presentarmi a voi, ho fatto alcune verifiche per cercare di capire esattamente qual è il motivo per cui queste attività sono state escluse. E c'è un motivo di fondo che può sembrare anche banale, però fondamentalmente non lo è. In quanto tutte le attività che vedete qui elencate sono praticamente attività che non sono rette, non sono governate, le norme che governano queste attività non sono contenute esclusivamente in decreti del Ministero dell'Interno. Ragion per cui questo decreto, che ha valenza ministeriale, quindi ha un raggio di azione, di operatività che è limitato a certe condizioni, non può andare a variare condizioni stabilite da disposizioni di ordine o di ordine superiore, come nel caso di un DPR, o di disposizioni emanate da altri organismi istituzionali, in particolare il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture, a seconda dei casi. Perciò per cui, al momento, fino a quando non verranno emanate delle norme di un accordo, delle norme coerenti, questo decreto non può essere applicato per questo elenco di attività. Quando è entrato in vigore, velocemente, è stato emanato il 4 gennaio ed è stato emanato, sì, sulla gazzetta fuori il 4 gennaio e da 4 aprile è in vigore. Di che cosa si tratta? Io, per la verità, anche se si vede fino a regola tecnica, contiene alcuni spunti, alcuni elementi tecnici, ma fondamentalmente io credo che sia uno strumento di raccordo orizzontale, di un ordine soprattutto, perché chiaramente, come diceva anche prima il giudice, ci sono delle promesse già nel decreto del 7 agosto 2011 dove si vanno a trattare determinati, si vanno a fissare determinati punti per quanto riguarda la certificazione sugli impianti. Si tratta quindi, prendendo spunto dalle diverse disposizioni già in vigore, si tratta quindi di un decreto che riassume e mette, fa un po' di chiarezza definendo alcuni procedimenti da attuare per quelle attività e quegli impianti di protezione attiva e dando appunto la possibilità di contattarsi in maniera univoca senza avere dubbi circa la possibilità di applicare queste prescrizioni, queste disposizioni e al tempo stesso sapendo dove andare a mettere le mani per operare nella maniera giusta. Scusate l'espressione un po' così, un po' brutale, per mettere le mani, significa questo: sapere quali sono le norme uni, quantomeno le norme dove poter, che vanno applicate laddove queste norme chiaramente esistono, norme ovviamente emanate da enti di innovazione italiana, europea o internazionale. Laddove questo non è possibile, come vedremo anche nel seguito di questa presentazione, si può fare ricorso a norme emanate da organismi di standardizzazione riconosciuti in
dal punto di vista internazionale, che avrebbe dato il caso che lo vedremo nel corso di notizia, le certificazioni, le attestazioni vanno sottoscritte da un professionista antincendio. E disciplina ovviamente le varie fasi della nascita e della creazione di un impianto di protezione attiva, partendo dalla progettazione, costruzione, esercizio e senza trascurare anche la manutenzione, in quanto, come vedremo, ci sono degli obblighi anche per quanto riguarda la redazione di un manuale che riguarda appunto la conduzione, la gestione di quell'impianto durante l'esercizio, e che sono elementi, sono, contengono elementi importanti che devono essere a conoscenza e del titolare, del gestore di quell'attività e naturalmente anche da parte dei tecnici, di tutti coloro che operano in quell'ambito, per mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza, per favorire quindi l'efficacia funzionale di quell'impianto. Questi sono i tre fenomeni, possiamo definirli, di impianti che vanno presi in esame, e in particolare si tratta degli impianti di rilevazione e segnalazione di incendio, impianti di estinzione e controllo dell'incendio di tipo automatico o di tipo manuale, e infine impianti di controllo del fumo del calore, quelli che vengono definiti OEFC, oppure quando si tratta di impianti meccanici, impianti di che consentono la evacuazione in maniera non naturale dei fumi attraverso queste delle condotte, attraverso delle canalizzazioni. Vediamo brevissimamente alcune definizioni che sono alla base dei contenuti di questo decreto. La tipologia dell'impianto naturalmente è quello che descrive il tipo di impianto, qual è la funzione dell'impianto, e anche con l'agente estinguente. Anche se questo ve lo anticipo, ma è abbastanza evidente, che questo decreto si rivolge essenzialmente, o quasi prevalentemente, diciamo così, a quegli impianti che sono di maggiore diffusione, e mi riferisco precisamente agli impianti a reti idranti e agli impianti sprinkler. La dimensione di cui l'impianto, qui andiamo velocemente, è un numero che in qualche modo individua le caratteristiche dimensionali di quell'impianto, che ovviamente sono diverse a seconda del tipo di impianto che stiamo trattando. Può essere il numero degli erogatori, se parliamo di un impianto di estinzione, può essere la superficie dell'area che deve essere asservita ad un impianto di evacuazione di fumo e calore, o può essere sempre nell'ambito di questa stessa condizione la portata volumetrica che un impianto di aspirazione meccanico riesce ad aspirare nell'unità di tempo. Questi sono alcuni elementi determinanti ovviamente per dare dei connotati dimensionali alla nostra attività, al nostro impianto. Terza definizione, che ritengo importante, per cui forse è il caso di soffermarci, anche perché quello che viene oggi definito specifica dell'impianto è il documento essenziale che viene redatto dal tecnico e che in qualche modo viene prodotto per la fase iniziale del procedimento di prevenzione di incendi, vale a dire per la valutazione del progetto. Questa specifica è fondamentalmente un insieme di dati che riguardano la natura, le caratteristiche, le specificità di, appunto, come diceva la stessa, dell'impianto, e che consentono da una parte di esprimere quello che sono le condizioni di funzionamento di quell'impianto, le finalità e la compatibilità dell'impianto con le caratteristiche dell'attività nel quale questo impianto va ad inserirsi, e dall'altra parte c'è la parte del valutatore, che in questo caso è il comando di vigilanza fuoco, di poter subito con una certa immediatezza individuare se l'impianto che è stato predisposto è appropriato e causa bene alle condizioni che sono state rappresentate, cioè se quell'impianto effettivamente svolge il compito che gli è assegnato nel caso in cui si sta trattando. Per le attività esistenti, ripeto, questo decreto, quindi queste disposizioni vanno applicate a quelle attività che sono attività soggette, secondo la nuova formulazione, naturalmente, del DPR 51,
attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi. Quando sono applicabili, o meglio, devono essere applicate anche nel caso di attività esistenti? Generalmente no, salvo che queste attività esistenti non subiscono delle modifiche sostanziali, e per modifica sostanziale si intende in pratica o un cambio radicale del tipo di impianto, quindi una trasformazione della tipologia dell'impianto, oppure un incremento delle, della dimensione dell'impianto, quello che abbiamo visto prima, che viene caratterizzato dal numero di impianti, dal numero di erogatori, eccetera, eccetera, quando questo incremento supera il 50%. Si applicano, come abbiamo detto prima e lo ribadiamo, alle attività che sono soggette ai controlli di origine fuoco, e in ogni caso, quando va attuata questa fase di, del procedimento di prevenzione incendi, va predisposta una documentazione tecnica che, come prima accennavo e adesso ribadisco, oltre che tenere conto di quelle che sono le necessità di descrivere e quindi di evidenziare come attività per quanto riguarda le caratteristiche dello stesso impianto, per quello che riguarda anche l'impianto futuro di un impianto di protezione attiva, per quello che riguarda appunto le caratteristiche da mantenere nel tempo, quindi le necessità legate alla manutenzione, ai controlli e tutto quello che in qualche modo garantisce nel tempo la sicurezza dell'attività. Però la parte è una parentesi questa che apriamo, poiché viene citato, dopo successivamente viene citata questa espressione, è bene che non prendiamo pienamente coscienza e teniamo conto di quello che la definizione che è proprio quella classica canonica riportata nella definizione dello stesso decreto, cioè tutto ciò che in qualche modo viene riconosciuto, eseguito secondo gli schemi, gli standard di fatto che conferiscono sicurezza all'attività. Questo è un'espressione molto generica. Nel caso della sicurezza degli impianti che riguardano la sicurezza antincendio, la regola d'arte chiaramente è quella che viene introdotta o attraverso delle norme unificate, oppure attraverso delle dimostrazioni, delle documentazioni probanti in qualche modo riconosciute da parte di un professionista che ha studiato anche un caso singolare e in qualche modo vuole applicare determinate condizioni a quel caso, dimostrando in qualche modo che quello che viene fatto è in qualche modo ispirato a queste condizioni che sono quelle della regola dell'arte. Ma per quanto riguarda i materiali, anche i materiali devono essere di produzione controllata, vale a dire devono essere conformi a specifiche comunitarie, oppure possono essere anche semplicemente prodotti e commercializzati nell'ambito degli stati membri della comunità europea, per garantire quelle caratteristiche di affidabilità per quanto riguarda la sicurezza antincendio. Per la progettazione, è stato già accennato nel giudice, giudice, lo ribadiamo, ciò che conta fondamentalmente è l'applicazione del PM37 del 2008, che è quello che riguarda appunto gli impianti, ma che richiama appunto la regola dell'arte e condizione sufficiente per poter definire un impianto realizzato secondo la regola dell'arte e che l'impianto venga realizzato secondo le specifiche degli enti di erogazione, che sono quelli sia nazionali, sia europei, sia internazionali, e qui ci sono alcune sigle che riguardano questo tipo di enti, che enti di normalizzazione. La regolamentazione da approntare e che deve accompagnare quindi questa richiesta, la richiesta di regolamentazione del progetto, è la documentazione quella che più o meno già conosciamo e che in qualche modo deve essere esaustiva nella descrizione, in modo tale da consentire a chi la legge di esprimere una sua valutazione che sia oggettiva e fondata. Qui ecco viene appunto un punto che ho accennato prima, laddove questa progettazione, ma non solo, anche per quanto riguarda poi la fase esecutiva, laddove la progettazione non dovesse rifarsi a norme emanate da enti di promozione nazionale, europee e internazionali,
può essere anche guidata una norma, una regola da, emanata da, da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti. In questo caso è necessario che venga data un'impronta di maggiore affidabilità su quello che si descrive, su quello che sono le carte, la documentazione presentata, attraverso una la mediazione, quindi un intervento da parte di un tecnico particolarmente qualificato che è un professionista antincendio. Questo significa appunto che oggi, più di ieri sicuramente, c'è una maggiore apertura per consentire da una parte l'accesso alle nostre, per quello che riguarda le nostre attività, laddove noi operiamo, di norme non derivate da enti di innovazione come sono quelli che noi conosciamo, e al tempo stesso però viene richiesto, perché ha sicuramente una maggiore capacità, una maggiore professionalità in quel senso, viene richiesto un apporto e un contributo in termini di certificazione da parte del professionista iscritto negli elenchi non installati. Per quanto riguarda l'installazione, si ribadisce la necessità che questa venga eseguita secondo la regola da parte, e al tempo stesso, come dicevo prima, bisogna anche garantire la disponibilità di un manuale di uso e manutenzione che deve essere disponibile, e per la governabilità dell'attività, dell'impianto da parte del gestore e dei tecnici che assistono il titolare di quell'attività, ma anche per eventuali controlli da parte dei vigili del fuoco. Quando il manuale viene redatto per impianti esistenti, laddove quindi non discende direttamente da parte di chi ha realizzato, di chi ha aperto quel tipo di impianto, e allora può essere questo redatto anche da un professionista antincendio. E quindi questo è un altro passo che si fa in conto a quella che è la professionalità specifica che viene oggi riconosciuta al professionista iscritto negli elenchi ministeriali del Ministero dell'Interno. Vediamo adesso un po' più direttamente, ma sempre in maniera veloce, vi assicuro, quelli che sono gli adempimenti tipici che già abbiamo stamattina, abbiamo già discorso, che riguardano la prevenzione di incendi. Il primo adempimento è la valutazione dei progetti, che richiede la stesura di un progetto per le attività di tipo 2, di tipo 5, di PR 151, e precisiamo che ancora una volta che se l'impianto viene realizzato secondo le norme pubblicate da un ente di un'organizzazione europea, può essere presentato esclusivamente un documento che in normativa abbiamo definito specifica dell'impianto. Questo vale anche negli altri casi, cioè se l'impianto non è realizzato secondo quegli standard, o meglio quelle specifiche dell'ente di erogazione europeo, può essere anche preso in considerazione un organismo di standardizzazione sempre internazionalmente riconosciuto, questo è l'FPA che ce ne ha accennato anche l'ingegnere giudice, che può essere accettato sempre, però ecco, anche in questo caso c'è da sottolineare che la sottoscrizione del documento deve essere a cura di un professionista antincendio. Secondo passaggio, quello detto molto sinteticamente della scia, e anche in questo caso bisogna fare la distinzione a seconda del tipo di attività, però ciò che conta è fondamentalmente vale per tutti e per tutte le attività, e quindi perché per tutte le attività, mi ricordo, è necessario presentare la scia deve essere presentata a fine della scia una dichiarazione di conformità, e questo richiama alla mente i contenuti della vecchia legge 4690, nonché ovviamente aggiornandoci al DM 37/2008. Chiaramente non sempre c'è la disponibilità del DM 37. Una per quelle attività che non rientrano nel campo di applicazione del DM 37, e allora in questo caso si ricorre al modello di certificazione che ha illustrato recentemente l'ingegnere giudice.
Inoltre, sempre quando non è applicabile il decreto ministeriale 37, cioè per gli impianti che sono stati realizzati, installati prima dell'entrata in vigore del DM37 del 2008, è possibile attestare la rispondenza dell'impianto appunto con una certificazione definita proprio di rispondenza di corretto funzionamento dell'impianto, così come previsto sempre dal decreto del 7 agosto 2012. E in questo caso, sottolineiamo ancora una volta, anche in questo caso chi lo può fare è il professionista antincendio. Questa è la necessità di mettere in un registro che serve da una parte a titolare dell'attività per comprendere nel tempo come evolve la situazione, se ci sono dei lavori da eseguire, se ci sono dei controlli particolari da fare, revisioni eccetera eccetera, ma lo ricordo che è anche un obbligo che riguarda il titolare laddove questa attività venisse controllata poi ufficialmente dai vigili del fuoco. Come dicevo prima, ciò che conta molto per il decreto è solo i figuranti e gli impianti stabili, per cui faremo giusto una rapida sorvolata, un rapidissimo passaggio su questo tipo di impianti, che sono quelli che più degli altri vengono presi in considerazione, mentre per quanto riguarda le altre tipologie di impianto, parliamo dei impianti degli FC, dei impianti che hanno sostanze estinguenti diverse dall'acqua, eccetera, eccetera, il decreto si limita, e lo vedremo solo nella fase della diapositiva finale, si limita semplicemente a fare un richiamo di quelle norme UNI che esistono per poter dare un riferimento a cui ispirarsi nella progettazione e esecuzione di questi impianti. Per parlare in maniera più approfondita di questo tipo, di questa tipologia di impianti, e mi riferisco sempre alle reti idranti e agli impianti sprinkler, dobbiamo introdurre questi tre fattori, che sono il livello di pericolosità o di rischio, la tipologia di protezione, se la protezione è prevista anche all'esterno dell'attività oppure no, e questo è riferito fondamentalmente alle reti idranti, e la caratteristica dell'alimentazione idrica, che così come le norme 10.779, che ricordo sono le norme UNI che riguardano le reti idranti, queste norme stabiliscono a monte tre modelli di pericolosità e al tempo stesso tre tipi, anzi chiedo scusa, il tipo di alimentazione idrica non è riferito alle norme 10.779, ma è riferito a quelli che riguardano gli impianti sprinkler, che sono le norme 11.485, dove si fa la distinzione tra reti idranti, reti singole, doppie e mi sfugge il termine. No? Lo prendiamo dopo, la c'è la compostina che ci aiuta, una piccola amnesia. Dunque, ovviamente anche in questo caso non è obbligatorio al 100% rifarsi alle norme 10.779 per gli idranti o 12.485 per gli impianti sprinkler, perché però ovviamente ci siano altri elementi normativi di supporto che possono essere per esempio le norme emanate da organismi di standardizzazione internazionale riconosciuti nel settore antincendio. In questi casi può essere applicato anche una norma di origine diversa. Bisogna fare, si farà, lo vedremo, una distinzione tra le attività che sono regolamentate da norme specifiche e attività che invece non sono regolamentate da norme specifiche, sempre, ripeto, nell'ambito di attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco. Questa distinzione, ve lo anticipo, vale sia per le reti idranti e sia per quanto riguarda gli impianti sprinkler. Per le attività non regolamentate, come già detto prima, bisogna fare una valutazione, chiaramente a cura del progettista, che deve in qualche modo individuare quelle che sono le condizioni dell'attività nella quale si sta operando, quindi individuare quelle che sono le fonti di rischio, quelle che sono le condizioni operative di quell'attività e individuare
innanzitutto il livello di pericolosità di quella attività e poi in base a quello anche stabilire quale tipo di impianto è giusto e opportuno installare e quali sono gli altri parametri da definire nella progettazione complessiva dell'impianto. Quando invece l'attività è regolamentata, questo è solo uno straccio di una tabella molto più estesa che è riportata in allegato al decreto, è solo esemplificativo, dove si vede appunto come entrano in gioco questi tre fattori che vi ho citato, cioè il livello di pericolosità secondo la norma 10.10.379, la protezione esterna se occorre o non occorre, e in particolare a ecco, singola superiore, cioè magari singola superiore e doppia, che qui non viene riportata in quanto nessuno di questi due esempi, sia per le scuole sia per gli edifici di civile abitazione, è mai prevista in nessun caso una rete di tipo doppio. Se vogliamo capire di che cosa parliamo, giusto per avere un riferimento, a parte ecco, questa è un'escursione rapida su quelle che sono le condizioni di rischio, quindi i livelli di rischio che vanno valutati con accuratezza, capacità, esperienza e ovviamente imparzialità dal progettista esperto, e per il quale quindi viene individuata una classe, un livello di rischio che può essere livello 1, e senza che andiamo adesso a leggere quali sono le condizioni, potete immaginare che siate dei casi in cui per la limitatezza del carico di incendio, per la superficie che consente particolari monumenti abbastanza agevoli senza avere costruzioni particolari, laddove non ci sono elementi che rendono maggiormente complicato il calcolo, la verifica delle condizioni dell'incendio, allora noi possiamo, con una certa ragionevolezza, possiamo inserire l'attività nella classe, nel livello 1 di rischio. Man mano che queste condizioni vanno, diciamo, si rendono più complesse e dove quindi quel rischio di incendio che viene montato assume dimensioni maggiori, si passa prima alla classe 2, al livello 2 e poi con un ultimo livello di rischio, il livello 3, dove leggiamo, giusto per avere, per metterci un po' di paura di fronte a situazioni di questo genere, sono le aree nelle quali c'è una notevole presenza di materiale combustibile che presenta un alto rischio di incendio, quindi materiale facilmente infiammabile, e anche quindi una probabilità di rischio molto elevata, velocità di propagazione delle fiamme, e inoltre in questa categoria le aree dove ci sono dei magazzini, soprattutto dei magazzini di livello di tipo intensivo, dove quindi la situazione della merce che viene in qualche modo stivata all'interno di questi magazzini è una condizione sicuramente da creare qualche preoccupazione, e di conseguenza quindi l'adozione di misure di protezione più elevate. Venendo invece a quello che stavamo prima dicendo, cioè l'alimentazione idrica, quindi vediamo, come dicevamo prima, le tre tipologie, così come stabilito dal decreto dalla norma UNIEN 12.485, che sono le tre possibilità consentite per l'alimentazione delle reti. Questo vale anche per le reti idranti, anche se le norme sono quelle emanate per le reti per gli impianti sprinkler. Questo tipo di alimentazione singola è quello più semplice, diciamo quello meno affidabile, e qui adesso, senza che andiamo a leggere, giusto per accelerare un attimo l'esposizione di questi punti, ci sono delle condizioni che chiaramente denotano una minore affidabilità, laddove qui non c'è una particolare garanzia di avere con l'acqua necessaria a disposizione. Non ci frantumiamo, diciamo che queste garanzie devono sempre sussistere. Il caso di alimentazioni idriche di tipo superiore o alimentazioni idriche di tipo doppio danno un ulteriore livello, superano un ulteriore livello di affidabilità, fermo restando che i livelli minimi di affidabilità in ogni caso devono esistere, e la riprova, la necessità che questo sia rispettato e nella certificazione che in qualche modo deve essere sempre prodotta a sostegno della
progettazione e ovviamente anche poi nella fase esecutiva dell'impianto di antincendio deve essere garantita la continuità. Questo vale e per l'alimentazione idrica e vale laddove ci sono delle apparecchiature elettriche in funzionamento, in funzione, come appunto possono essere delle pompe o di suppressione o delle pompe di alimentazione della rete idrica, anche in questi casi deve essere garantita pure la condizione di alimentazione elettrica nelle modalità che sono ispirate alle norme 11.779, laddove ci sono dei fattori statistici che vanno presi in considerazione e laddove queste condizioni non sono giustamente soddisfatte attraverso la valutazione fatta per quella che è l'alimentazione ordinaria, chiaramente bisogna ricorrere a sistemi alternativi più efficaci, come appunto la dotazione di serbatoi di acqua, un impianto di pompaggio per l'acqua e al tempo stesso, quando è l'alimentazione elettrica, anche di nuovi elettrogeni o di mezzi alternativi che possono in qualche modo mettere in pressione l'impianto, come sono le rotopompe anche per il tipo elettrico. Per quanto riguarda lo sprinkler, analogamente a come si è detto per l'attività per le idranti, c'è una distinzione tra le attività regolamentate e le attività non regolamentate. Per questo ultimo vanno nelle stesse condizioni, che bisogna fare una valutazione spinta da parte del progettista, trattandosi poi di un impianto sprinkler che è già uno stadio di maggiore protezione di un'attività, chiaramente la valutazione deve essere molto particolare per garantire a se stessi, ma anche a chi poi dovrà in qualche modo accettare una condizione, per garantire che quella attività è in qualche modo necessaria di una rete di un impianto sprinkler. Per quanto riguarda le attività regolamentate, analogamente a come previsto anche in questo caso, è uno stralcio, sono solo due attività, autonomesse e alberghi, attività ricettive, dove vedete in funzione delle tipologie di attività, dove definite quali devono essere intanto gli ambienti dove va installato l'impianto sprinkler, e questo ce lo dice la regola tecnica corrispondente, se si tratta di autonomesse, se si tratta di attività ricettive o di qualsiasi altra attività che è retta da una regola tecnica. Quali sono le norme di riferimento, e non possono che non essere le norme UNIER 12845, fermo restando che quello che dicevo prima, laddove si ritiene opportuno, possono essere integrate, utilizzate anche altre norme e altri organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti. Le caratteristiche, come per la rete di grandi, anche in questo caso, a seconda di come del livello di rischio di pericolosità dell'attività, così come le norme UNI-N12-485 stabiliscono, vanno realizzate per gli impianti con caratteristiche di rotazione di tipo singolo superiore o doppio. Siamo quasi arrivati alla fine. Questo è quello che ho detto prima. Per gli altri impianti, io non ho portato quella tabella, sta nel decreto, basta vedere, per ogni tipo di impianto, per ogni tipologia di impianto, viene offerta una norma di riferimento a cui bisogna rifarsi per la progettazione e l'esecuzione. Abbiamo finito. Grazie a tutti e scusate per la presenza.